Allora, ragazzi, pronte per il vostro primo giorno di scuola? Sì, abbiamo controllato tutto, c'è tutto negli zainetti, perfetto, possiamo andare. Candy, ma sei sicura di andare con quel vestito il primo giorno di scuola? Sì, mamma, perché il primo giorno di scuola è un giorno super importante, quindi devo andare vestita da piccolo unicorno elegante. Oh, che c'è, Rosita? Non sei contenta di andare a scuola? È che quest'anno io cambio classe, ho paura di non fare nuove amicizie. Ma no! Ma che dici, Rosita? Tu sei la sorella del piccolo unicorno, non puoi non fare amicizie. Già, dopo tutto sei un piccolo unicorno anche tu. No, non penso proprio. Ok, forza, andiamo. Che bello sì, va a scuola! Che bello sì, va a scuola! A scuola, a scuola! Buongiorno Unicorn Squad! Allora, come vi sentite per questo primo giorno di scuola? Io alla grande, onestamente non vedevo l'ora di tornare alla scuola d'arte. Anch'io molto bene, non vedevo l'ora di tornare a studiare. Ma se non hai smesso di studiare per tutta l'estate? Studiare cose nuove, Marin. Per tutta l'estate ho fatto ripetizione. Marin, ma come mai sei arrabbiata? Le vostre brioche, ragazze! Ah, grazie mille! Mi ci voleva proprio. Ma se hai appena fatto colazione, Candy? Beh, questa è la seconda colazione, come gli Hobbit. Sì, dicevamo, Marin, perché sei così arrabbiata? Perché mi hanno espulsa dal consiglio studentesco, colpa dell'articolo che ha scritto Nobu, quello sul ballo d'inizio anno? Esatto, era una cosa che gli avevo detto in confidenza. Beh, no, non lo sapevo nemmeno io fosse così confidenziale come cosa. Beh, dai, sicuramente Nobu non l'ha fatto apposta, non sapeva fosse così importante. Esatto, e poi sono stati degli sciocchi a mandarti fuori dal consiglio. Insomma, chi organizzerà questo ballo? Appunto, e poi a tema Wonderland, noi abbiamo già organizzato una festa a tema. Oh sì, me la ricordo, era stata bellissima. Buongiorno ragazze, buongiorno Marin. Ah, Nobu, buongiorno. Ah già, anche voi andate a Moontown quest'anno. Io veramente ci andavo tutti gli anni, solo che quest'anno ci sarà anche Cosmo con me. Ciao straniero. Ehi straniera, allora pronta per il tuo primo giorno di scuola? Sì, abbastanza. Mi raccomando, non farmi fare brutta figura in chimica. Marin, se proprio vuoi saperlo, sì, sono arrabbiata con te. Tranquillo, sta solo facendo la parte, Nobu, ma le passerà, lo sa che non è colpa tua. Per la questione del consiglio studentesco, guarda che ti hanno riabilitata. Cosa? Sì, dovrebbe esserti arrivata una mail. Ah, è vero, faccio di nuovo parte del consiglio studentesco! Hai visto? Quindi mi perdoni? Sei stato tu? Oh sì, si è scusato e ha cercato di fare di tutto per farti rientrare. Oh, amore mio. Sì, certo. Ok, ora andiamo, altrimenti faremo tardi. E comunque la prossima volta dimmelo quando una notizia non può uscire. Sì, hai ragione, dovevo pensarci. Bene, ragazzi, allora che andiate a Santa, una Munta, una alle altre scuole, eccetera, eccetera, buon primo giorno di scuola. Andiamo, altrimenti faremo tardi. Ciao, straniero. Ciao. Ehi, mi raccomando, rendimi fiero. Certo. Melanie, tu? Oh, io devo andare per un'altra strada, quindi ripasso un altro po' e vado. Ok. Andiamo, Cosmo. E comunque sono felice che tu abbia deciso di frequentare Moontown. Mi fa piacere anche a me, Daisy. Che cos'hai? Sei ancora malato? Oh no, non è nulla, davvero. Non è ancora passato del tutto, ma sto bene. Sicuro? Certo. Andiamo, dai, o faremo tardi. Oh, ok, ce l'abbiamo fatta. Ciao, raga. Niente più partitine la mattina, eh? Io la mattina non giocavo ai videogiochi. Vabbè, noi sì, e ci dispiace tanto essere qui. Va bene, non più di tanto, cioè, a me fa piacere, mi dispiace non poter giocare ai videogiochi tutto il tempo, però mi fa piacere. A me no, non posso stare più su Instagram a seguire Chiara Ferragni, uffa! Oh, mi sa che è suonata la campanella, è ora di andare. Chissà se capiteremo in classe insieme. Wow, sarebbe spettacolare! Sì, io spero tanto di capitare in classe con Sennarino e Claudio. Beh, buon primo giorno di scuola a tutti! Yuhuu! Andiamo! Ciao Jenny, ciao Neb! Ciao!
Ciao Glitter. Ciao Candy. Ciao, ciao, ciao. Non ti è sembrata un po' strana Nebula? No? Boh. Uffa, che peccato non stare in classe insieme. Già. Vabbè, però almeno frequentiamo la stessa scuola. Vabbè, ci vediamo in ricreazione, amica mia. Non vedo l'ora di conoscere i miei nuovi compagni di classe e spero soprattutto di riuscire a distrarmi dal pensiero di Jimmy. Già, l'avevo capito. Bene, allora ci vediamo dopo, Candy. Ci vediamo dopo, Glitter. Buona lezione anche a te. Buongiorno a tutti, scusate il ritardo. Io sono Candy, il piccolo Il piccolo Il piccolo unicorno. Sì. Vediamo. Sì, Candy. Prego, siediti. Grazie, professore. E comunque sei Candy, non sei un unicorno. Certo. Wow, ragazza unicorno! Tutto un anno scolastico insieme! Ci divertiremo da pazzi! E voglia, mamma mia, si prospettano proprio dei mesi bellissimi! Io sono il professor Giustino. Giustino! Bellissimi! Mi chiamo Cennarino, prof! Non sei stato interpellato, ragazzo. Oh, mi scusi, è che con l'altra professoressa, insomma, sono molto amico e... Beh, io sono il tuo professore, non il tuo amico, quindi disciplina in questa classe, mi sono capito? Va bene, prof. Bene, iniziamo subito con un test per vedere la vostra preparazione. Wow, ehi, ragazzi, a me già sembra antipatico, a voi? Oh, beh, ma può darsi che inizia così. Guarda, anche la professoressa Lucrezia all'inizio era un po' antipatica, ma poi non ti preoccupare, lo fanno solo per farti studiare bene. Signorina Candy, vuole una nota disciplinare? Cosa? Ma che ho fatto? Veramente lei non ha fatto niente, è Willy che le ha dato a parlare. Che? Ma stai scherzando? Ehi, le avevo fatto solo una domanda. E vi sento fare di nuovo salotto, nota disciplinare entrambi. Oh. Come dicevo, iniziamo proprio bene? Già. Ok, come primo giorno onestamente è stato un po' pesantuccio. Un po' pesantuccio? Marina, abbiamo semplicemente fatto un ripasso. Io queste cose non le ho mai viste. Perché non hai mai aperto il libro? Non è vero! Non hai mai aperto il libro di matematica quest'estate, Marina. Ragazzi, allora com'è andata? Troppo, 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 troppo. A voi? Già, com'è andata, Cosmo? Oh, a lui è andata alla grande, è già diventato il cocco della professoressa. Non è vero, sì, invece. Uffa, ma come fate? Il professore invece mi odia. Pensate che mi ha fatto sedere in prima fila? Certo, perché altrimenti ti distrarresti ogni secondo. Non è vero! Daisy, a proposito, hai preso gli appunti? Certo che li ho presi. Ottimo! Oh, Betty. Ciao, Daisy. Buon primo giorno di scuola. Anche a te. Allora, pronta per il ballo delle meraviglie di Moontown? Certo. Ah, allora ci andrai? Sì, voglio dire, è la mia scuola, quindi... Bene, allora ci vediamo al ballo? Ci si vede al ballo. Marine? Blair? Perché dovete storpiare i vostri nomi in questo modo? Perché sì. Ho saputo che il consiglio ti ha riammessa. Esatto, forse era stato solo un errore. Certo, o forse hai amici particolarmente importanti. Comunque, ti aspetto nel pomeriggio per organizzare il ballo. Che intendevo dire? Che il blog di Nobu è particolarmente importante? Ok. Sarà un ballo fantastico! Tu hai già invitato Ari? Oh, ancora no, ma lo farò sicuramente nel pomeriggio. Perfetto, allora mi dai i tuoi appunti? Marin, non iniziare. Dai! Te li darò, ma la prossima volta devi prenderli tu. Non devi approfittare del fatto che siamo compagne di classe. Ok, d'accordo. Però me li dai? Sì. Bene. Accidenti, se fare tardi fosse una materia prenderei il massimo dei voti. Ehi, Melanie! Tippi! Ciao! Ciao ragazzi, che bello, ci sei mancata! Davvero? Ciao! Ciao Timothy! Ciao Mel! Ah, oh, che bello essere qui!
Signorina Melanie, che bello rivederla! Allora, ho chiesto a tutti di farmi vedere i disegni che avete realizzato quest'estate. Ah, sì, davvero, ok. Allora mi cambio e glieli mostro, professore. Arrivo subito. No, accidenti, non posso fargli vedere i disegni che ho fatto quest'estate. Ero tristissima per la questione di mio padre, Claudio, e... Oh, non gli piaceranno mai. Oh. Uffa. Mel? Timothy? Passato delle buone vacanze? Sì, un po' tormentate, ma ok. Beh, allora questi disegni? Ecco, non penso che piaceranno al professore. Fa vedere. No, Timothy, per favore. Melanie, ma sono spettacolari. Sul serio, mi stai prendendo in giro. No, ma dai, ma sono bellissimi. Quest'anno sarai la prima della classe. Cosa? Ah, lo spero tanto. Ecco, vedi, sei sempre la solita Martinez. Cosa? Te non devi fare arte per essere la prima di questa classe. Tu devi fare arte per te stessa, Mel. Per dare il meglio e per trasmettere emozioni a chi guarda i tuoi disegni. E per quanto mi riguarda, qui c'è tanta emozione, Mel. Oh, grazie, Timothy. Hai ragione. Proverò a mettere da parte la mia voglia di primeggiare. Sì, anche perché sai com'è, mi sono allenato anch'io nel disegno quest'estate. Oh, ma davvero? Mm-hmm. Beh, non male come prima lezione, no? Non male davvero. Tippi. Sì, io sono rimasta sconvolta dal fatto che al professore sono piaciuti i disegni che ho fatto quest'estate. Ma vuoi scherzare, Mel? Sono bellissimi. E non hanno fatto impazzire solo il professore. Scherzi a parte, sono contenta che Timothy stia bene, no, Tippi? Tippi? Perché? Che cosa ha Timothy? Oh, la ragazza quest'estate l'ha lasciato e c'è stato molto male quel ragazzo, poverino. L'ha tradito? No, dai! Sì, come si fa a tradire un ragazzo come Timothy? Che brutta storia. Penso non ci sia cosa peggiore di un tradimento. Tippi? Beh, e invece tu e il tuo Claudio? Che ci racconti? State ancora insieme, vero? Sì. Fra me e Claudio va tutto bene. Dai, sono contenta, amica. Buon pomeriggio, caramelline gommose. Tutto bene questo primo giorno di scuola? Beh, sì, abbastanza. Ah, lo chiedo perché, Candy, tu hai ordinato un cioccolatte con doppia panna montata. E, insomma, non è un buon segno. Che cosa succede? Devo fare amicizia con il nuovo professore. Uffa, al momento sembra troppo severo. Ah, i professori all'inizio sono tutti così e poi si sciolgono come burro nel microonde. A voi altre? A me è andata bene, sono in classe con Jenny e Nebula. In classe con Jenny? Wow, ma è fantastico! Sì, rende le lezioni decisamente più divertenti. Solo, non so, Nebula con me si comporta in modo strano, ho questa sensazione. Sarà solo un'impressione, caramellina? Prego! Il tuo cioccolatte sistemerà tutte le brutte sensazioni! Marin, che stai facendo? Sto prendendo gli ultimi appunti per l'organizzazione del ballo. Ma ti ho dato i miei appunti di matematica. Sì, e ti ringrazio. Per studiare matematica? Sì, ma ho pensato... Ecco, il ballo è imminente, l'interrogazione di matematica no. E questo chi te l'ha detto? Andiamo! Sarebbe illegale interrogare un'alunna la prima settimana di scuola. Non me lo aspetto proprio. Io ti ho avvisata. Daisy, ma quindi inviterai Ari al ballo? Sì, anzi, grazie Glitter, mi hai fatto giusto ricordare che magari dovrei dirglielo così, ecco, si organizza. Io proprio non capisco, ma i professori non possono essere simpatici dal primo giorno di scuola. Beh, dipende, qualcuno lo è, qualcuno no. E poi i professori ci sta che insegnino un po' di disciplina. Disciplina, certo. Daisy, Ari, ti stavo giusto cercando. Dimmi. Ecco, non so se lo sai, ma Moontown ha organizzato un ballo di inizio scuola e... Oh, sì, lo so, ma tu non ci andrai, giusto? Cioè, a te non piacciono i balli. In realtà sì, ci vado e visto che abbiamo due inviti io... Oh, ma io non posso. Perché? Beh, perché devo...
Devo lavorare. Ma sono sicura che Alice ti farà venire. No, no, proprio perché noi ci occupiamo del catering della festa e avremo tantissimo, tantissimo lavoro da fare. Non riuscirei mai a prepararmi in tempo. Oh, dolce cran caramel. Che io? Sì. Ari ha ragione. Quella sera purtroppo dovrà aiutarmi in pasticceria. Dai, Alice. Mi dispiace, Daisy, ma ti prometto che farò di tutto per liberare in tempo la tua Cenerella, ok? Va bene, visto che si tratta di lavoro non posso insistere. Mi spiace. Mi spiace tanto anche a me, Daisy. Torno di là, allora. Grazie, Alice. Non ti coprirò più. Sappi che prima della sera del ballo dovrei dirle tutta la verità. Certo.